ci sono quelli del gruppo svedese che citava Gross, che in realtà sono i Truly Design, sono dei writer che fanno di tutto un po' e hanno fatto della loro arte anche un lavoro vero e proprio. Allora vediamo cosa ci raccontano. Ragazzi di Truly Design, benvenuti. Grazie. Prima di tutto dobbiamo solo ringraziarvi, sì, di un omaggio che ci avete fatto. Stavo guardando Aurora, è bellissimo, complimenti. Una vostra creazione. Siete anche autografato, guarda. Così quando poi schiattano varrà un sacco di soldi. Perché esatto, mettere iella. Come mettere a proprio agio i nostri ospiti. Non ti preoccupare, nessuno qua è superstizioso. Ragazzi, voi partite da un'esperienza di strada come writer. L'evoluzione è praticamente quella comune a chi si approccia per la prima volta al graffito. Iniziate con i vostri nomi per marcare il territorio fino ad arrivare a quella che è una vera e propria arte. Cosa è successo? E perché poi alla fine avete deciso di convogliare tutta la vostra creatività sotto questo nome? Allora, questo è un mix di esperienze personali vissute per strada, che è come siamo nati. Noi abbiamo iniziato tutti fra i 13 e i 15 anni a fare le tag. Poi la cosa è che dopo qualche anno ci siamo spostati dalla tag semplice a un atteggiamento più da disegnatori, illustratori, pittori, perché sia a livello personale sia a livello scolastico ci siamo interessati di arte e abbiamo cercato un pochettino di ampliare il discorso autoreferenziale del graffito vissuto come tag. I graffiti sono stati comunque ciò che ci ha permesso di arrivare fin qua, e senza i graffiti noi non avremmo fatto neanche un passo. L'amicizia è anche qualcosa che viene creata attraverso i graffiti, che viene consolidata attraverso i graffiti. Quindi se dobbiamo qualcosa a qualcuno sono i graffiti, con i suoi pionieri dagli anni 70 fino a oggi. Poi certo, arrivando fino a una certa età lo si fa quasi come gioco, è divertentissimo, è bellissimo. Poi arrivati a una certa età ti fai il ragionamento che se riesci a fare certe cose al buio, 10 gradi sotto zero, un pochettino di fretta, farlo di giorno con tutto il tempo che si vuole, magari anche a livello tematico con qualche sfida in più, quindi sforando da quei paletti che sono i graffiti, la street art, il writing, chiamiamolo come voglia, la nomenclatura non ha più senso ormai. Si arriva a dire perché magari non posso fare la stanza del mio amico che mi paga le bombolette, e da lì poco alla volta si lavora per un locale, per clienti sempre più grossi, ci si organizza in maniera un pochettino più sensata proprio a livello lavorativo, si entra in una mentalità in cui si sta lavorando divertendosi, per carità, perché senza quello non ha neanche più senso farlo, però si sta lavorando ed è più emozionante. Quindi il graffito, scusami Andres, diventa un elemento di design? Sì, certo, che sia fatto in esterni, in interni, può essere fatto all'interno di una mensa dove mangiano i bimbi, può essere fatto all'interno di una casa. Ecco, proprio a proposito di outdoor e indoor, come cambia l'approccio con cui lavorate? Ci sono anche degli accorgimenti tecnici che dovete prendere, visto che una stanza magari non ha l'areazione? Sì, esatto, il problema di base è che lo spray puzza e fa anche male. Quindi meno ne si usa per le pareti di interno, meglio è. Poi ci sono anche situazioni in cui per fare più in fretta si usa lo spray, ma perché con lo spray fare lo stesso lavoro rispetto ai pennelli o ai pennarelli, qualsiasi altra tecnica, ci si mette la metà della metà della metà della metà e vengono degli effetti più fighi. È uno strumento bellissimo lo spray, da quando l'abbiamo scoperto ci siamo resi conto che non si possono solo fare linee, sfumature, ma veramente la gamma di effetti, da un disegno tipo matita, sketch, fino a qualcosa di più iperrealistico, si ottiene tutto. Però il costo forse è maggiore. Sai che no,
No, in verità, rispetto no. a un barilotto di vernice. Una media forse di 3,50 euro. Sì, gli spray costano 3,50, però comunque con gli spray che ci sono adesso hanno una resa incredibile. Io mi trovo a volte a fare pezzi dando il fondo, magari a rullo, e poi dipingendoci sopra con lo spray, e in tutto magari uso 4-5 spray e mezza tolla da un litro per fare un muro di 5 metri per 5. E invece nel momento in cui vengono commissionati dei lavori da clienti che appartengono alla realtà di marchi importanti con i quali avete collaborato, questo tipo di esperienze è un freno alla vostra creatività oppure vi prestate liberamente a quello che sono i desideri appunto di un cliente esterno? Sono due cose completamente diverse. Da una parte hai il libero sfogo, che è l'attività artistica, quindi le murate, i quadri che continuiamo a fare per alimentarci. E il lavoro commerciale è semplicemente un'altra attitudine, un altro approccio, un altro universo. Non bisogna approcciarlo credendo di poter avere carta bianca su qualsiasi cosa. Se qualcuno viene da noi perché gli piace il nostro stile e anche per avere la nostra impronta, però c'è anche la sfida di riuscire a comunicare qualcosa che non è qualcosa che ho io, è qualcosa che è il mio cliente. Quindi se non si vuole accettare quei paletti, non ha neanche più tanto senso lavorare. Se non si prende come una sfida per migliorarsi, andare sempre più in là, comunicare sempre in maniera più efficace. E poi recentemente, correggetemi, quello che è la street art sta venendo, la pubblicità ingloba tanto quello che è quella realtà lì. Sì, tantissimo. Forse perché è una realtà che esiste da tanti anni e è consolidata ormai. C'è anche stato, secondo me, un cambio generazionale tra quelli che sono gli addetti ai lavori della pubblicità del giorno d'oggi, quindi c'è molta più gente che è nata con la street art, è venuta a contatto magari anche direttamente in prima persona, e quindi gli viene semplicemente naturale applicare determinate cose della street art, dell'arte, esatto, nella pubblicità, cosa che prima era semplicemente impossibile perché non avevano vissuto quelle cose. Tra gli altri che vi chiamano per lavorare, siete stati anche a lavorare dai Linea 77. Che cosa avete realizzato per loro? Allora, loro hanno aperto uno studio di registrazione ai Docks d'Ora, il loro storico studio, e l'hanno rifatto completamente internamente, l'hanno riequipaggiato in maniera fighissima. E noi abbiamo dipinto a tratto una cosa, quella fatta a pennarello, penso ogni centimetro di parete che c'è. Ecco, sono queste immagini. Assolutamente, vero? Sono queste le immagini. E queste sono le illustrazioni di Fantasma, una delle loro canzoni. Almeno noi abbiamo chiesto loro: in quale canzone vi riconoscete di più, qual è la vostra canzone che sentite più vostra? Loro hanno detto Fantasma, e quindi ci sono loro quattro. Loro sono torinesi come voi, sì. Quindi come vi siete conosciuti? In giro. Cioè, no. Il Torino è una di quelle città che è assolutamente una città che crea scambio di questo tipo. È una città con un underground molto ricco, e quindi sia in campo musicale sia in campo artistico prima o poi ci si conosce, non è una città enorme, quindi ci si incontra spesso, e quello è anche il bello di Torino. Ecco, questo l'avete, scusa, no, volevi dire? Alcune volte forse ha la dimensione quasi del paese, nel senso anche con quasi tutte le realtà musicali sì. torinesi abbiamo avuto modo di lavorare per il passaparola, perché ci vedevamo al bar o al locale. Infatti anche con i Subsonic avete avuto una collaborazione, sì, se non erro. Sì. Questo l'avete disegnato tutto a mano, ma avevate uno sketch da seguire o proprio così? Certo, certo. Beh, se si lavora per qualcuno, io apprezzo fargli vedere il disegno, onde evitare, sai, bello, però non è quello che volevo, dai il bianco, va. Quindi, certo, se si lavora per qualcuno c'è sempre un progetto. C'è un modellino di una stanza. Ma no, in quel caso si va lì col metro, si misurano i muri, si capisce dove c'è una porta, dove ci sono le scale, poi ci si incastra sugli adattamenti. Anche i graffiti ti aiutano a fare quello. Hai un muro di pulito 4 metri per 4, va benissimo. Hai un muro con 1000 insenature, 47 finestre, cabine dell'Enel, così, va bene uguale. Ovunque. Sì, dipende comunque tanto anche dalla situazione, nel senso ci sono clienti meno esigenti e più esigenti. Non c'è una categoria, puoi trovare il privato mega esigente che dice io voglio assolutamente quello, come il grande marchio che dice no, mi piace il vostro approccio, siete molto liberi da questo punto di vista. Certo. Non c'è una regola, ogni volta è una nuova sfida. Cambia. Ed è questa la cosa bella che
che ci spinge. Una cosa che mi ha colpito, e ve lo stavo dicendo anche fuori, è il documentario che avete realizzato, perché come ci stavate raccontando prima, avete iniziato da giovanissimi, sono passati 10 anni dal vostro primo appuntamento con la bomboletta. Come è nata l'idea di fare un documentario per così marcare e definire il punto in cui siete arrivati? Innanzitutto ti correggo, sono almeno 15 anni, forse da quello 16, sì, che dipingiamo, sì, sono 10 anni che dipingiamo insieme come okay. gruppo. E quello che non avevamo mai fatto era quello di raccontarci in maniera facilmente accessibile a chiunque, quindi con un video che facesse vedere sia noi al lavoro, sia noi che raccontiamo un po' quello che sta dietro al nostro lavoro, dal punto di vista della passione e di come ce la viviamo. In questo documentario è divertente che aprite bottega, cioè proprio il negozio. Eh sì, quello è il nostro studio, è un po' dove ideiamo e lavoriamo sul computer, poi il lavoro pratico lo si fa in parte in laboratorio, in parte in strada. Quindi insomma può capitare nelle varie situazioni. Uno di voi ha dichiarato, adesso non mi ricordo chi, inserisco un po' di perfezione in ognuno, eccolo qua. In ognuno di Marco, in ognuno dei vostri lavori. Dei miei disegni, sì, diciamo che è una sorta di... Io ho voluto mettere graficamente, pittoricamente, su un supporto un concetto di... la perfezione non è un limite ultimo, un obiettivo a cui arrivare, ma è semplicemente una scusa per... man mano migliorarsi sempre di più, passo passo, quindi ho quell'ideale, quel concetto da raggiungere, ma non è un qualcosa di tangibile. Ecco perché sei affezionato ai cerchi, esatto, e vai avanti. Ho trovato nel cerchio una sorta di perfezione nella quale andare a... Anche realizzato in prospettiva tridimensionale, che si deve guardare. Sì, quella è una caratteristica di alcuni nostri lavori, che si chiamano anamorfismi, immagine anamorfica. Ultimamente si sta vedendo un pochettino di più, anche perché ci sono alcuni artisti internazionali che lavorano in questo modo. Esattamente, che vengono anche loro già sfruttati nel campo pubblicitario per pubblicizzare alcuni prodotti con questo tipo di immagini. Noi abbiamo cominciato parecchi anni fa a lavorare con questa tecnica, ma non ce la siamo inventata, nessuno di noi se l'è inventata, perché è una cosa antichissima. Ci sta anche quindi... Già riuscire a farla deve essere impegnativo. Grazie ragazzi, vi ringraziamo ancora per l'omaggio che ci avete portato e lo esporremo sicuramente nella nostra galleria d'arte. Sì, abbiamo delle opere incredibili che ci portano qui. E in qualche modo occupiamo anche noi. Bravi, bravi. Grazie l'avete ancora. Anche scritto dietro. Grazie, a presto ragazzi. A presto.